Ciao e benvenuto al Musicista Pazzesco, un corso fondamentale, più che mai necessario, per capire anche come è cambiata la musica, il modo di promuoversi, il modo di farsi notare e le varie strategie di promozione. Sottotitolo di questo corso, infatti, è la frase "Come farsi notare veramente senza perdere soldi". Ragazzi, dobbiamo avere una strategia, dobbiamo sapere quello che stiamo facendo e tutto quello che facciamo quando ci promuoviamo deve essere un tassello di una strategia che è anche a lungo termine. E questo corso proprio, in questo corso vedremo come costruire questa strategia, come sentirsi a proprio agio, come saper usare tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione nella nostra strategia. Perché fino ad ora, diciamo, come si è mosso un musicista? Molto spesso un musicista si muove registrando un disco, cercando un'etichetta, anche se adesso è passato, diciamo, il messaggio che forse un'etichetta si cerca dopo che si è pubblicato un disco e si è già promosso. Quindi sostanzialmente il percorso di un musicista è: pubblico un disco, cioè registro un disco, lo pubblico, lo lancio, mi avvalgo magari di un ufficio stampa o utilizzo delle tecniche di autopromozione, mi posso anche promuovere da solo, io stesso da solo mi sono sempre promosso, poi ho messo in piedi un ufficio stampa, la mia storia la conoscete e si può fare, però che cosa succede quando tu pubblichi un disco, ti registri, cioè lo registri un disco, ti lanci, diciamo lo fai uscire con un ufficio stampa? Che hai, cosa succede? Succede che tu hai una visione a breve termine, hai la visione del disco. A parte che adesso il disco non ha molto senso e dobbiamo proprio cambiare, diciamo, il modello di... Non il modello, dobbiamo proprio cambiare l'obiettivo, dobbiamo cambiare gli obiettivi e dobbiamo utilizzare, cioè, tutto quello che facciamo deve avere la finalità di farci notare alle etichette serie, cioè noi non dobbiamo cercare la prima etichetta che ci risponde alle nostre mail, noi non le dobbiamo mandare le mail, noi dobbiamo colpire l'attenzione degli addetti ai lavori, ma quelli seri, ragazzi, noi dobbiamo arrivare ai grossi, alle grosse etichette, anche alle major, e per farlo dobbiamo farci notare, ma farci notare vuol dire che dobbiamo arrivare con i nostri singoli, i nostri album, anche se vedremo che adesso, no, utilizzeremo maggiormente i singoli e magari l'obiettivo sarà proprio far uscire una serie di singoli proprio per farci notare dalle grandi etichette, ma questo arriverà dopo. Però se noi non sappiamo che cosa fare dopo aver pubblicato un singolo, come muoverci, se il nostro pensiero è dobbiamo praticamente promuoverlo con un ufficio stampa, le recensioni, gli articoli, e poi magari metti due soldi ogni tanto, fai una sponsorizzata, ma senza una strategia dietro, senza sapere quello che stai facendo, non funzionerà, ragazzi, non funzionerà. Avrete speso dei soldi e questi soldi non avranno portato a nessun risultato. In questo corso dobbiamo capire, e cercherò di farvi capire, e guardando questo corso, e vi consiglio poi di guardarlo più volte proprio per fare vostri questi concetti, dobbiamo sapere esattamente quello che stiamo facendo e farlo nel modo giusto, con gli strumenti giusti, ok? Non pensando di registrare un disco, promuoverlo con un ufficio stampa, pago l'ufficio stampa 6 mesi, 1 anno, e poi non succede niente. Dobbiamo avere una strategia, deve essere una strategia a lungo termine. Tutto quello che faremo dal momento in cui inizieremo a pubblicare la nostra musica e a promuoverla deve essere orientato, diciamo, deve avere come obiettivo proprio farci notare, ok? Noi dobbiamo diventare dei musicisti pazzeschi, nel senso che, perché questo titolo? Perché devi diventare un musicista fuori dalle righe, devi essere capace di padroneggiare tutti gli strumenti, ma in maniera intelligente. Le Facebook Ads, adesso c'è anche Spotify Ads, Instagram Ads, YouTube Ads, ma ci deve essere dietro una strategia. Senza una strategia non riusciremo a costruire passo dopo passo un percorso. È fondamentale, e vedremo appunto in questa prima parte la strategia, e poi ci sarà una parte tecnica dove potrete vedere appunto come fare le campagne, come sfruttare YouTube, come sfruttare Facebook. Però ci vuole una strategia, bisogna imparare ad utilizzare gli strumenti, conoscerli, capire però quello che stiamo facendo e avere come obiettivo
sempre in mente il fatto di farci notare, cioè noi creiamo un singolo, lo pubblichiamo e dobbiamo creare una campagna pubblicitaria che può avvalersi di vari strumenti, da Instagram, Facebook Ads, YouTube Ads, Spotify Ads, ma il nostro obiettivo deve essere appunto promuoverci veramente, arrivare veramente ad un pubblico che è interessato alla nostra musica, far crescere quel pubblico e dopodiché, ovviamente, con il pubblico che aumenta sempre di più ad ogni nostra pubblicazione, ad ogni nostra campagna di promozione, riusciremo poi a ovviamente raggiungere, almeno ad avere l'attenzione delle grandi etichette, perché il problema è sempre lo stesso. Io se parto dalla fine, cioè partire dalla fine, quando dico questo intendo proprio partire dalla ricerca proprio diretta di un'etichetta, cioè registro la canzone prima di pubblicarla, la mando direttamente a un'etichetta e mi aspetto che l'etichetta faccia il miracolo. No, se parto dalla fine non otterrò mai nulla e molto spesso non verrò ascoltato, non verrò preso in considerazione. Questo che vuol dire? Vuol dire che tutti quelli che scrivono non succede mai niente. Dipende dai vari casi, ovviamente, dai vari generi, e succede, succederà sempre, ma saranno casi rari in cui uno è veramente un fenomeno, viene ascoltato. Però è piena la storia della musica di band che erano anche viste male dalla critica, ma comunque è nel frattempo che la gente faceva battute, la critica li snobbava e band che venivano appunto non prese seriamente, però queste band continuavano a produrre risultati, nel senso a fare canzoni che ricevevano tanti ascolti, a riuscire a trovare delle date, perché ovviamente i numeri sono importanti, nel senso che se un gestore vede che c'è una band che ha tantissimo seguito, che viene ascoltata molto, molti streaming su Spotify, numeri su YouTube convincenti, è ovvio che la chiamerà a suonare. E mentre la critica, magari si perde nel criticarla appunto negativamente, magari accusandola di varie cose, le band determinate che sanno utilizzare questi strumenti, sanno utilizzare i social, promuoversi e cercare date e costruire il proprio pubblico, poi questo pubblico diventa talmente grande che in primis è la critica che cambia magicamente opinione, perché se, cioè, un conto è parlare di una band sfigata che non si caga nessuno, allora gli puoi dire quello che vuoi. Ma viviamo in tempi in cui un giornalista o un critico o un blogger comunque viene influenzato dai numeri. Se una band che comunque ogni post che fa, ogni canzone raggiunge centinaia di migliaia di ascoltatori, di utenti, commenti, vede che c'è un pubblico dietro, beh, comincerà a prenderla più seriamente e peserà ogni parola che utilizzerà, fino a che non arriverà poi addirittura l'etichetta, che è la major magari, che la prenderà sotto la propria ala protettiva. A quel punto stenderanno i tappeti e tutti saranno d'accordo nel dire però non è male, perché comunque sono cresciuti, sono maturati, adesso sono entrati in una major. Ma perché sono entrati in una major? Perché hanno fatto numeri clamorosi. E una band che non utilizza gli strumenti della rete, ragazzi, che non che si limita anche, cioè, anche band di buona volontà che magari si impegnano ad autopromuoversi, oppure che chiamano un ufficio stampa, spendono soldi, ma che non hanno quell'intelligenza, quella, diciamo, dimestichezza e quella creatività anche nel sapersi promuovere, e quindi sfruttando, e soprattutto non hanno una strategia a lungo termine che gli dice: ok, facciamo tutto questo perché vogliamo fare un grande rumore, farci notare dalla gente e anche dagli addetti ai lavori. Chi non lavora in questo senso verrà spazzato via, finirà a mandare mail, a ricevere risposte in cui agenzie cercheranno di vendergli dei servizi, pubblicheranno delle canzoni che nessuno ascolterà, profili Spotify deserti, e questo non va bene. Quindi bisogna sapersi muovere bene tra tutti gli strumenti, utilizzarli in maniera intelligente e creativa, e lo vedremo in questo corso, e poi con una strategia che vedremo in questo corso. Però io devo assolutamente partire, non posso partire se non parliamo un po' di mentalità, di quello in cui credete e del modo in cui pensate, perché il modo in cui pensate influirà i vostri risultati. Adesso vi faccio un esempio. Non soltanto influirà nei vostri risultati, ma influirà
Anche nel modo in cui farete le cose, perché sì, se una band magari si convince, capisce, magari guardando video online anche i miei, e dice ok, dobbiamo fare le sponsorizzate, però non è a suo agio con un certo concetto, no, di promozione, perché magari ora vedremo ci sono una serie di credenze sbagliate nella musica, ecco, farà, creerà dei contenuti, delle sponsorizzate che non funzioneranno. Ora vi faccio un esempio per capire quello che voglio dire.